Bentornati a Non Solo Roma, la cronaca, l'attualità e anche le curiosità della nostra capitale che sono già pronte per essere raccontate da Michela Anniballi di Roma Daily News, che ci segue e sa che ogni mercoledì a partire da quest'ora il nostro approfondimento si concentra proprio sulla capitale insieme a questo quotidiano telematico che ci racconta tante notizie della capitale. Buongiorno Michela. Buongiorno Elisa. Bentornata a Non Solo Roma. Allora, anche oggi partiamo insomma con notizie abbastanza forti, no? Abbiamo insomma devi raccontarci la cronaca e anche qualche curiosità che insomma ci aspetta nei prossimi giorni. A te la parola. Partiamo, come hai detto tu, diciamo con una notizia abbastanza forte, infatti una notizia di cronaca. Roma picchia violentemente un 94enne fermato badante. Era stato assunto come badante di un uomo di 94 anni, ma dopo pochi giorni ha picchiato violentemente l'anziano, mettendolo addirittura in pericolo di vita. Per questo i carabinieri della stazione di Roma Porta Portese hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto di iniziativa per tentato omicidio a carico di un uomo di 31 anni. È successo proprio nel quartiere portuense della capitale. L'uomo, assunto da pochi giorni come badante del 94enne, è accusato di averlo picchiato al punto da causargli lesioni in tutto il corpo, fratture delle vertebre lombari, delle costole, del cranio e perforazione del polmone. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato proprio il figlio dell'anziano che ha chiesto aiuto immediatamente al 112. I militari intervenuti sul posto hanno trovato il 31enne in evidente stato di alterazione psicologica. Psicofisica per abuso di alcol. L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora in prognosi riservata, in terapia intensiva e in pericolo di vita. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del 31enne, i militari lo hanno sottoposto a fermo e portato presso il carcere di Regina Coeli, dove il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Beh, guarda Michela, purtroppo c'è poco, no? Poi da aggiungere ad una storia simile che è davvero agghiacciante, no? Sì. Perché insomma, viene picchiato un uomo di 94 anni che è estremamente fragile, no? Lo possiamo ovviamente immaginare, lo si riduce in fin di vita, c'è molto poco altro da aggiungere. Noi chiaramente lasciamo le indagini del caso a chi di dovere, ovviamente agli inquirenti, però bisognerebbe capire, cioè, come è arrivato questo 31enne a voler chiedere un lavoro di questo tipo, no? Sì, infatti, tra l'altro non si sanno neanche il motivo per la quale ha voluto commettere questo tentato omicidio nei confronti di questo 94enne. E, tra l'altro sorge anche l'allarme anche nelle persone che stanno magari cercando dei badanti, proprio per magari per i genitori, c'è anche ecco, il rischio, il dubbio, il La pericolo, paura, no? comunque sia, Certo. esatto, soprattutto il timore di andare a cercare comunque delle persone che siano effettivamente valide per questo tipo di lavoro. In quanto diciamo, ecco, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, quindi diciamo che È sorge vero. anche purtroppo questo allarme. È vero, verissimo. Tra le altre cose è un problema molto attuale, no? Quello della ricerca Sì. dei badanti, perché insomma siamo una generazione che lavora tantissimo e molto spesso, lo dico anche insomma con una certa tristezza, abbiamo una difficoltà, no? A prenderci cura delle persone più anziane, ecco, ad assumere il ruolo di caregiver, no? Così viene detto tecnicamente. Però chiaramente poi quando ci vengono raccontati episodi come questi diventa ancora più difficile, no? Hai detto giustamente tu. Sì. Passando invece alla seconda notizia di cronaca, un furto invece ora ci racconti. Esatto, proprio come si evince dal titolo, prende a schiaffi il dipendente del negozio per rubargli i soldi dalla cassa. I carabinieri della stazione di Roma Eur, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 33 anni con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina. In particolare, in largo vittime delle foibe istriane, un uomo verso l'orario di chiusura serale, dopo aver fatto l'ingresso all'interno di un'attività commerciale situata nei pressi diciamo della stazione della metro B Laurentina ha aggredito prendendo a schiaffi
schiaffi il volto del dipendente dell'esercizio commerciale. Poi ha aperto la cassa e ha cercato di impossessarsi dei soldi presenti nel cassetto senza tuttavia riuscire nel suo intento. A quel punto, fra l'altro ferito in modo lieve alla mano, ha prelevato 6 bottiglie di bevande alcoliche, ma è stato bloccato dall'intervento della pattuglia di carabinieri che lo hanno immediatamente ammanettato. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima che tra l'altro ha rifiutato le cure mediche ed è stato invitato in caserma per sporgere denuncia appunto dell'aggressione. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, l'uomo è stato arrestato e condotto prima in caserma e successivamente presso le aule di Piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto. Si precisa inoltre che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l'indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva. Chiaro, assolutamente. Però ricordaci un secondo, Michele, è successo all'Eur, giusto? Esatto, nei pressi della stazione Laurentina della metro B. Ecco, perché ci sono, no, delle zone di Roma che sono un pochino più problematiche rispetto ad altre. In questo caso forse potremmo dire sì, no? Diciamo che per quanto riguarda diciamo, zona Eur, si sa ovviamente chi è cittadino, chi frequenta comunque molto più spesso questa zona, in particolar modo quella della metro Laurentina, si sa che purtroppo, ma anche vedendo passeggiare o magari per recarsi direttamente alla metro, si vedono comunque dei soggetti che diciamo, hanno le sembianze da criminali. Quindi diciamo che si cerca sempre di evitare di prendere la metro Laurentina, si consiglia sempre di prendere purtroppo, malgrado diciamo stazioni che siano più vicine alla Laurentina come Palasport o Magliana o Fermi, ecco, diciamo che Laurentina è diventato un po' un centro di malviventi, ecco, Di appunto. Diciamo che non è criminalità. stato esatto, non è stato neanche il primo caso in cui si sono verificate, diciamo, dinamiche simili sempre alla metro Laurentina. Sì, è vero, questo lo ricordo bene anche io, però bisognerebbe, qui ritorna un po' alla ribalta, no? La questione della sicurezza a Roma, no? Ci sono, Sì. l'abbiamo detto, delle zone che sono un pochino più problematiche rispetto ad altre, questa da come tu ci stai raccontando, insomma, non se la passa proprio benissimo, no? Forse bisognerebbe aumentare un po' il controllo, anche Sì. Sì. in questa zona, però sappiamo che c'è un problema con l'organico a Roma per quanto riguarda le forze dell'ordine e qui rischieremmo di aprire un vaso di Pandora infinito, Michela. Voltiamo Vero. decisamente pagina con la cronaca, e andiamo un po' sull'attualità, no? Perché arriva insomma un evento, una serie di eventi molto particolari per il litorale romano. È già iniziata la stagione estiva, dunque le spiagge insomma sono la meta preferita, no? Di romani e non. Infatti, Ostia, Aria di Iodio, ma non solo, è partita la stagione tra brelloni, lettini, aperitivi e buona musica. L'ordinanza stabilisce l'apertura fino alle 19 per gli stabilimenti e musica accesa fino alle 3 di notte nelle bellissime discoteche sul litorale romano, per tutta la settimana, senza distinzioni tra giorni feriali e festivi. Questi principali accordi stretti fra l'assessore al patrimonio capitolino Tobia Zevi, gli imprenditori balneari e Nicola De Bernardini, direttore dell'ufficio di Scopo. Saranno esibiti cartelli per avvisare che l'accesso al mare è libero e gratuito, anche attraversando i cancelli degli stabilimenti stessi che dovranno aumentare i varchi di accesso pubblico. Sporting Beach, Tibidabo Beach, Kursaal, Corallo e Schilling, non certo ultimo per importanza data la posizione strategica del raffinato stabilimento situato direttamente sulla rotonda di Ostia, e questa solo una parte delle fantastiche location in via Amerigo Vespucci, strapieno di gente in cerca di divertimento. Di giorno, luoghi di rilassamento che si trasformano con il trascorrere della giornata in veri e propri luoghi magici, con aperitivi al tramonto, lounge bar multisensoriali capaci di dar vita a uno stato di relax e comfort, per poi passare al dopocena in discoteca con il miglior DJ set del momento al chiaro di luna. Insomma, però ecco, Michela, io adesso te lo dico, no? Anche con una punta un po' di gelosia, questi sono per ragazzi giovani come te, insomma, noi un pochino più grandi che facciamo?
No, non è vero, perché io frequentando comunque questi locali del litorale posso dire che in realtà non ci sono solamente giovani, anzi posso dire forse ci sono quelli più grandi, diciamo tra virgolette, non dico signori, ma comunque mezza età, Ok. però quindi sì, diciamo che è una zona gettonata anche da persone un po' più grandi di noi, anzi se non di più rispetto a noi. Allora ci posso andare anche io, dai, adesso Sì. ci pensiamo un attimo, ma multisensoriale perché? Beh, perché comunque ti travolge l'atmosfera, diciamo, quella che è l'aperitivo sul mare, quindi quella musica, diciamo, quel DJ set un po' soffuso che ti dà quel senso di pace, sentire le onde del mare, comunque è una bellissima esperienza, quindi che ti prende da un punto di vista sotto tutti I il sensi, sensoriale, no? ecco. Ecco, perfetto. Allora, Esatto. visto che, insomma, anche ecco, per ricollegarci un po' all'attualità, la Ostia è stata un po' al centro delle polemiche ultimamente, invece adesso il litorale romano ritorna un po' in voga anche con questi bellissimi eventi che ci hai raccontato. Grazie Michele, è stato un piacere. Noi con Roma Daily News torniamo mercoledì prossimo, sempre a quest'ora. A Grazie, a mercoledì. presto. Bene, ci fermiamo per l'ultima pausa in programma e tra pochissimi istanti affrontiamo un argomento che potrebbe essere d'aiuto per i tanti genitori all'ascolto, perché le scuole, alcune sono finite, altre stanno per finire, c'è il problema, no, di questi ragazzi che rischiano di annoiarsi, magari chiusi in casa, ma c'è un'alternativa molto interessante che vi raccontiamo tra pochissimi istanti.